Perché abbiamo no, non vedo nessuno. Siete tutti blu? Ecco, bene. Il primo punto all'ordine del giorno, ecco, è che mi suonano il campanello. Scusate un attimo. Il primo punto all'ordine del giorno è il verbale della conferenza metropolitana del 17 maggio 2022. Chiedo se ci sono domande o chiarimenti, altrimenti lo possiamo dare per approvato. Direi che nulla osta, allora passiamo al punto successivo, che è l'oggetto numero 2, variazione al bilancio di previsione 2022-2024, secondo provvedimento 2022, modifica e aggiornamento del DUP 2022-2024. Passo la parola al consigliere delegato Veronesi che ce lo illustra. Bene, ringrazio, buonasera a tutti. Allora direi di partire, se siete d'accordo, dalla parte corrente, dalle entrate tributarie. Qui, in attesa di ulteriori dati di andamento delle entrate tributarie che registrano una perdita a tutto aprile 2022 compreso, quindi di 5.424.124,80 rispetto allo scorso anno, che era quantificata sul medesimo periodo in un importo di euro 2.021.300,41, si è ritenuto di rinviare al provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio del prossimo luglio tutte le valutazioni in ordine alla quantificazione della variazione in diminuzione e delle previsioni 2022. Di qui le variazioni di parte corrente, vi accenno appunto alle principali, la riduzione delle risorse riferite appunto alle spese di personale sulla base dell'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 per 714.615,47 sul 2022, 801.690,59 sul 2023 e 1.044.102,53 sul 2024. Ancora, l'incremento delle risorse per il noleggio di moduli per gli istituti Rambaldi Valeriani, Salvemini, Righi, Maiorana, Da Vinci, Copernico e ISART per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 per un totale di 681.532,77 euro per l'anno 2022, 1.074.152,47 per il 2023 e 518.981,72 per il 2024. Ancora un incremento delle risorse a copertura di lavori su vari impianti, allacci di moduli, l'antincendio, insomma, tutti, diciamo, elementi di carattere impiantistico su vari istituti scolastici, tra i quali il Copernico, l'ISART, il Fermi, il Zambelli, il Montessori, l'Archimede, il Galvani, per un importo complessivo di 393.000 euro. Infine un incremento delle risorse sulla viabilità metropolitana per necessità di spese di manutenzione causate dal maltempo e anche per l'adesione al servizio di segnaletica orizzontale per un totale complessivo di 348.000 euro. Passo quindi all'avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente, che è stato applicato per 444.496,60 per la quasi totalità al fine di effettuare delle attività legate appunto al turismo e alla destinazione turistica. Parliamo appunto di un importo ragguardevole per 160.000 euro. L'assunzione di un tempo determinato per l'area sviluppo sociale, 38.517,12 euro. La coprogettazione del fondo di comunità per 55.040,40 euro. Anche per il conferimento di incarichi di servizi del Festival della Cultura Tecnica per 54.000 euro. Per il servizio di progetto di orientamento per 22.210 euro. E infine la demolizione di varie opere abusive per 55.555,55 euro. Sulla parte investimenti, in particolare sull'avanzo di amministrazione destinato e vincolato agli investimenti, lo abbiamo applicato per 3.642.194,58, principalmente per interventi dell'importo di 2.920.127,73 su molti istituti scolastici. Segnalo il Liceo Galvani per la prevenzione incendi della Sala Zambeccari, l'IPSAR Veronelli per il miglioramento sismico
e l'adeguamento della palestra con la fornitura e la posa in opera di attrezzature per indirizzo enogastronomico sul Montessori da Vinci, l'ITIS Maiorana con l'ampliamento della nuova costruzione, il convitto Scarabelli per il miglioramento sismico, Belluzzi Fioravanti, sistemazione di impianti di illuminazione e riscaldamento, sempre Belluzzi Fioravanti, sistemazione dei bagni e laboratori, nonché seminterrato a favore del Da Vinci. L'acquisto di hardware, attrezzature e altri strumenti in conto capitale per 115.000 euro e il finanziamento per 500.000 euro del fondo di riserva in parte capitale. Ancora l'avanzo vincolato per 1.455.587,64 suddiviso per la quasi totalità in 923.716 per le ciclovie, a sensi del decreto ministeriale 344 del 2020 per il trasferimento alle amministrazioni locali, 340.382,93 euro per la strada provinciale 4 Galliera, la variante generale 1, lotto 1 primo stralcio, 97.649,05 euro derivanti dagli oneri per le attività estrattive da destinare alle amministrazioni locali, 16.310,09 euro per l'Istituto Superiore Laura Bassi. Ancora altre variazioni di parte capitale. Le principali risorse inserite nella presente variazione si riferiscono a 1.514.068,42 sul triennio riferite al bando MITE per la forestazione, 281.579 sul triennio di aggiornamento del piano delle valorizzazioni immobiliari. Qui la parte investimenti è stata ulteriormente movimentata per l'allineamento di altre cronoprogrammazioni. Inoltre sono stati iscritti alcuni fondi PNRR, preciso gli importi, 6.157.216,18 con uno sviluppo fino al 2026 riferito ai piani urbani integrati per l'area sperimentale del Brasimone Enea, la riqualificazione degli spazi del CIEB e i servizi correlati con l'iscrizione sul solo triennio 2022-2024 per 5.429.630,89. Ancora 2.906.578,22 per l'edilizia scolastica con iscrizioni sul triennio 2022-2024 per 2.180.000 euro per l'Istituto Tecnico Caduti della Direttissima sul miglioramento sismico blocco 1 e l'IPA Serpieri anch'esso per adeguamento sismico. Ancora 2.500.000 sulle annualità 2022-2023 per la realizzazione del nuovo collegamento viario tra via Canaletto e la strada provinciale 5. 44.919.629,09 che si riferiscono al PINQUA con l'iscrizione sul triennio 2022-2024 di 34.355.382,37. Sulla voce fondi e accantonamenti passo al fondo di riserva, quello di parte corrente che viene incrementato con questa variazione di 62.678,77 euro, attestandosi così a 1.609.455,21 al fine di dare copertura a eventi che potrebbero verificarsi. Il fondo di riserva di parte capitale viene integrato per 597.842,84, composto da 500.000 euro derivanti dall'applicazione di avanzo destinato ad investimenti e i restanti euro 97.842,84 da altre modulazioni di finanziamenti e alienazioni. Sul fondo crediti di dubbia esigibilità è stato adeguato a fronte delle movimentazioni delle entrate del titolo terzo effettuate con questa variazione anche sul bilancio pluriennale per 98.188,55 euro sull'annualità 2022 e per euro 37.500 rispettivamente sull'annualità 2023 e 2024. Infine quindi vi do i totali generali di bilancio con gli stanziamenti di competenza 2022 si movimentano in aumento complessivamente 7.524.903,12 euro, quelli sul 2023 sono invece in aumento per 19.157.647 euro e quelli 2024 sono invece in aumento per euro 22.781.534,67. Ho terminato, grazie. Grazie a te, chiaro ed esaustivo come al solito. Chiedo se qualcuno vuole intervenire. Grazie. Nessuno vuole intervenire, nessuno alza la mano. Direi che possiamo mettere in votazione. Chiedo al segretario.
procedere. Sì, se siete d'accordo, userei lo stesso metodo che abbiamo usato l'altra volta, e cioè chiederei a coloro i quali sono contrari di esprimere il loro voto con un messaggio in chat, e lo stesso per coloro i quali vogliono astenere, mentre darei per favorevoli tutti quelli che non scrivono nulla in chat. Questo lo facciamo per la delibera, poi in un secondo momento per conseguire l'immediata eseguibilità. Lo so che è un sistema un po' pedestre, però se no dovrei fare l'appello nominale e stiamo qui fino a stasera. Quindi, se siete d'accordo, chiederei a coloro i quali sono contrari all'approvazione di questa delibera di esprimere il loro. Una domanda, Prego. ma i dati di questa variazione erano accessibili? Credo siano stati depositati. Adesso mi fa una domanda, adesso chiedo alla segreteria. Nel senso dice che se sono stati depositati agli atti? Sì, no, nel senso nella convocazione, erano disponibili? Sì, era C'era un link. buongiorno a tutti, era disponibile la delibera con i relativi allegati, sì, Sì, c'era un confermo. link. Quello dei documenti a me non me la fa aprire, quindi per quello che non riesco. I documenti di seduta. Quindi sapete con tutta la bravura anche di Giampiero, ma leggere dati di variazioni così al volo non è al massimo. Comunque bene, grazie. Io ho aperto la chat, adesso non vedo nessun voto né contrario contrario per ora nessuno. Se vogliono esprimere l'astensione, possono mandare un messaggio in chat. Presidente, io non ho nessuna segnalazione, quindi ritengo che la delibera sia approvata all'unanimità. Farei lo stesso ragionamento e la stessa proposta per l'immediata eseguibilità, quindi attendo in chat eventuali dissensi o astensioni. Bene, quindi anche l'immediata eseguibilità è approvata. Grazie. Grazie a lei, direi che abbiamo concluso. Quindi un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Arrivederci. Grazie a tutti. No, Ciao a tutti.